Stefano, una nuova avventura per te, com'è passato l'inverno? Ma l'inverno è passato abbastanza in fretta con gli impegni a casa, con l'Academy, la gara al Renz. È passato abbastanza in fretta e finalmente la prossima settimana scendiamo in pista. Cosa ti aspetti da quest'annata? Ma quest'annata per ora ancora non mi sono dato praticamente un obiettivo, volevo cominciare a fare i test, a lavorare bene con la squadra e poi magari più avanti definire qualche obiettivo. Quanto stai imparando da Valentino Rossi? Tanto sia da Valentino che da tutta l'Academy, perché alla fine siamo 11 piloti, non c'è solo lui, anche se lui è il maestro, e quindi si può imparare da chiunque dell'Academy con gli altri piloti. Quando ti vediamo sul podio quest'anno? Dobbiamo aspettare fino a Silverstone o riusciamo un pochino prima? Speriamo prima, però anche se viene a Silverstone non dico di no. E invece MotoGP? MotoGP si spera presto, che è l'ambizione di qualsiasi pilota, penso che arrivi al mondiale, però bisogna fare un passo alla volta e adesso far bene in Moto2. Facciamo nel 2021 con un Valentino Rossi ultra quarantenne ancora a bordo? Ci starebbe, volentieri.